working da oggi per i dipendenti del gruppo Unipol. Lo ha stabilito il colosso delle assicurazioni con una decisione imposta ai 10.000 lavoratori senza alcuna discussione coi sindacati, che giudicano il ritorno al lavoro in presenza una mossa incomprensibile, peraltro in una fase che vede risalire la curva dei contagi. Non capiamo perché si vogliano ostinare a non avere un dialogo con il sindacato che rappresenta i lavoratori. Ci sembra assolutamente incomprensibile e miope da parte di un gruppo che invece ha sempre ritenuto di essere un passo avanti. Progetti di smart working sono presenti nell'81% delle grandi imprese private e lo hanno introdotto i principali competitor di Unipol come Generali, dove viene definito new normal, cioè la nuova normalità. Stessa cosa per i dipendenti di Cattolica, con accordi giudicati soddisfacenti dai sindacati. Unipol ha voluto invece alzare un muro negando l'apertura di una trattativa chiesta da mesi. Ne sono seguite iniziative di protesta fino allo sciopero generale. Noi abbiamo chiesto di discutere e di ragionare su un graduale rientro che tenga conto naturalmente dei diversi comparti aziendali. Speravamo che questa azienda potesse essere il precursore, no? Di un vero contratto sullo smart working. Così non è stato ed è per questo che manifestiamo. Il lavoro da remoto riduce i costi per le aziende, aiuta le persone a conciliare i tempi di vita e di lavoro, ha un impatto ecologico positivo perché diminuisce il traffico veicolare e le emissioni di CO2. E in questo anno e mezzo il lavoro da casa non ha creato alcun problema di produttività. Anzi, Unipol ha centrato tutti gli obiettivi distribuendo dividendi agli azionisti. Oggi e domani fa tappa a Bologna.